sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Dinanzi a te, oh Signore Gesù, in questo giorno condividiamo anzitutto la luce della fede, la luce dello Spirito Santo, queste brevi parole che accompagnano il tuo splendido discorso sul pane disceso dal cielo nella sinagoga di Cafarnao, vogliono essere solo un aiuto ad entrare poi nella nostra personale e silenziosa adorazione di questo immenso mistero. Dinanzi alla tua divina presenza eucaristica, solo due cose sono necessarie: la fede e l'adorazione. La fede perché, come diceva San Tommaso d'Aquino, se ci fermiamo su quello che si vede, noi non arriveremo mai a interiorizzare questo mistero. I nostri occhi vedono pane, vedono un cerchio rotondo di colore bianco, se ci accostiamo alla Santa Comunione sentono il sapore del pane, se accostiamo il naso alla Santa Ostia sentiamo l'odore del pane. Questo è un mistero che provoca a livello inverosimile, assoluto, la nostra fede, perché dietro un oggetto inerte addirittura la fede ci dice che c'è la presenza viva, reale, sostanziale, personale tua. Paolo VI, ecco, nella lettera Mysterium Filii diceva, io mai dimenticherò l'emozione, lo sbigottimento che provai la prima volta che la lessi, rimasi esterrefatto, senza parole. Ero in seminario, ma ancora non avevo interiorizzato che cos'era la tua presenza. Paolo VI diceva: lo stesso Gesù Cristo che sta in cielo, in corpo, sangue, anima e divinità, identico, è presente in corpo, sangue, anima e divinità nelle sacre specie eucaristiche. L'unica differenza che c'è è che in cielo occupa lo spazio attraverso le membra fisiche. Noi in questa splendida chiesa lo possiamo vedere alzando gli occhi sopra lo stensorio, vedendo l'immagine del crocifisso, e nell'eucaristia occupa lo spazio attraverso le specie eucaristiche, dal minimo frammento all'ostia grande consacrata, perché c'è un cambiamento sostanziale della sostanza del pane e la sostanza del suo vero corpo, per un miracolo che solo la divina potenza può comprendere e che la festa di oggi ci ha reso evidente, appunto, con il segno straordinario, che però non è altro che rendere visibile ciò che sempre accade, per quello che accadde nel lontano 1263 a Bolsena. Non è altro che quello che accade sempre con un sacerdote consacro, con la differenza che ordinariamente non si vede. Ci sono alcune realtà della nostra vita umana che possono aiutarci a farci comprendere che i sensi ingannano. Noi non vediamo i miliardi di pulviscoli che compongono l'aria, noi vediamo il vuoto intorno a noi, ma sappiamo bene che se avessimo al posto degli occhi come lenti un microscopio non vedremo neanche a un metro di distanza per quanti pulviscoli vedremo. Noi stiamo viaggiando sull'astronave che è il pianeta Terra a 108.000 km all'ora intorno al Sole. Questi non sono dati fantasiosi, questi sono dati certi, misurati dalla scienza, eppure ci sembra di stare fermi. Noi sappiamo che la Terra gira intorno a se stessa a 1800 km l'ora, perché altrimenti non ci sarebbero le giornate, ma ci sembra di stare fermi. E tante altre cose, no? Qui è in causa la nostra fede. Beato chi sa piegare le ginocchia davanti all'Eucaristia perché crede fermamente ciò che
Ecco perché il secondo atteggiamento è quello semplicemente dell'adorazione. Molti tuoi figli non sanno che cos'è adorare, perché adorare è qualcosa di profondo, di intimo, ha dei gesti esterni. In greco l'adorazione si chiama la proskynesis, quindi il prostrarsi, piegare le ginocchia, anche piegare la faccia a terra per dire io sono più piccolo di colui che sta dinanzi a me, anzi sono proprio in nulla dinanzi a lui se tocco con la fonte la terra. Ma ancora più importante, pur necessari e doverosi, gli gesti esteriori sono quelli interiori che il nostro cuore ti esprime dinanzi alla tua presenza. L'adorazione è amore anzitutto, è riverenza, è capacità di entrare in dialogo intimo con colui che ci ama infinitamente, ma con colui che sappiamo è l'Eterno, è colui che ha fatto l'universo, è colui che tutto sa e tutto può, a cui basta volere una cosa perché quella cosa si attui senza nessuna possibilità di resistenza, che nell'Eucaristia addirittura si rende cosa. Alcuni grandi santi, tra cui San Francesco, vollero fare il presepe perché dicono: ma è possibile che la divina onnipotenza, colui dinanzi al quale tremano gli angeli, colui che tutto sa e tutto può, si trasforma in un bambino, che è l'immagine proprio dell'essere inerme, della debolezza stessa, no? Eppure così è stato, ma nell'Eucaristia si è andato ancora oltre. Non un bambino, ma almeno un bambino è un essere vivente. Abbiamo qui una sostanza inerte con cui ci possiamo fare qualunque cosa. Un pazzo potrebbe, e lo fanno purtroppo, sappiamo bene chi, prendere l'ostia e fargli consacrare e fargli tutto e di più, sfregiarla in tutti i modi possibili, e lo sfregio arriverebbe a te senza che tu non sei neanche in condizione di poterti opporre a questa cosa. Tanti santi sono veramente caduti veramente in estasi adorante dinanzi a tale mistero. Ieri fu la festa di Sant'Antonio, quello che era di Sant'Antonio, quell'aneddoto che c'era qualcuno che non voleva adorare il Santissimo Sacramento, e a un certo punto Sant'Antonio con l'ostia, credo che sia lui, non ne sono sicuro, ma l'aneddoto è comunque storicamente avvenuto, e mise l'ostia, credo, dinanzi a un posto, e dinanzi a questo posto doveva entrare un asino, e l'asino fu ricoperto di bastonate, dentro questo posto non c'entrava, ricoperto di bastonate, e a un certo punto si mise in ginocchio dinanzi all'ostia. Ecco, il santo disse: vedete, un animale privo di ragione, per intervento divino, fa quello che molti uomini che dovrebbero farlo, purtroppo, non fanno. Chiediamo a Maria Santissima che ci doni la sua stessa fede e il suo stesso spirito di adorazione, per renderci conto di chi è colui che tanto ci ha amato da annientarsi fino al punto di rendersi realmente presente nell'Eucaristia. Ci ha lodato, adorato e ringraziato ognuno.